di Dio. Quindi un buon benvenuto a tutti coloro che partecipano così alla nostra liturgia, che fanno parte della nostra comunità e con i quali vogliamo iniziare questo itinerario di conoscenza di Gesù. Avete sentito, bambini, che nel Vangelo Gesù parla di due figli? Avete sentito? C'è questo papà che ha una vigna nella quale vuole mandare questi figli a lavorare. Avete sentito cosa dice il primo? Gli dice: vai a lavorare nella mia vigna. E risponde il primo: non ne ho voglia. Come fate voi quando la mamma e il papà vi chiedono: aiutami a preparare la tavola, vai a prendere una bottiglia d'acqua. Vero che fate così? So che qualcuno dice: non ne ho voglia. Se invece
Sì. Poi, davvero ha messo il mondo Gesù, e l'ha curato, e l'ha tirato grande. Quindi in Maria ci sono i fatti, e in Maria vediamo anche l'impegno. Vedete, grazie a lei noi siamo salvi. Grazie al suo sì, Gesù si è informato del Supremo, è nato come un bambino, è morto sulla croce e ci ha ridato la vita. Grazie a lei. Grazie a lei perché ha detto sì, mi impegno. Grazie a lei il mondo è diventato migliore. Se non ci fosse stato il suo impegno e il suo sì, saremmo ancora tutti da salvare. Invece grazie al suo sì siamo salvati. Allora, contano di più i fatti come Maria e poi l'impegno serio e gioioso. La cosa brutta quando mi finisco, quando si vedono i bambini che fanno le cose per forza. No, le cose non vanno fatte per forza, vanno fatte con gioia. Va bene, vanno fatte con gioia. Anche le cose impegnative vanno fatte con gioia. Perché ci verrà restituito tanto. E se le facciamo con gioia, troveremo il gusto proprio nel fare. Non saranno più un peso, ma troveremo gusto nel fare. Va bene, non ho altro da aggiungere perché voglio essere breve. Adesso lo dite voi la sintesi. Contano di più i fatti delle secondo il Signore ci chiede lì da farsi con gioia. Siete bravissimi, possiamo continuare la messa adesso, nella quale Gesù viene incontro a noi donandoci la sua stessa vita. Diciamo insieme, credo.